artigiani a 360 gradi, lavoratori mai stanchi. I molisani che da anni ormai hanno lasciato il Molise per cercare fortuna nel mondo sono tantissimi. Una grande fetta di loro, ormai da generazioni, vive nella capitale. A Roma i molisani hanno avviato diverse attività. In tanti, soprattutto provenienti da Bagnoli del Trigno, sono tassisti. E poi ci sono i ristoratori, che con i prodotti genuini del Molise attirano tantissimi romani e tanti turisti. Frosolone ha portato a Roma gli artigiani dell'acciaio e Sant'Elena tanti profumieri. E poi ci sono gli arrotini e i proprietari di autoparking. Loro vivono a Roma, ma nel loro cuore vive il Molise. Fisicamente ci sono pochi chilometri a dividerli dalla propria terra, ma in realtà ci sono tanti anni. E allora c'è chi ha deciso di organizzare una giornata speciale per i molisani a Roma. L'idea è stata di Gamba Tesa, che ogni anno porta nella capitale per i propri amici le famose maitonate per accorciare le distanze. Le tradizioni sono il collante del popolo, cioè persone che si mettono insieme per fare lo stesso rito e creano aggregazione, e l'aggregazione crea sviluppo. Quindi è importante anche per questo motivo. E così una semplice domenica per i gambatesani che vivono a Roma si trasforma in pura emozione. Anche i parroci molisani ringraziano per queste iniziative. Volentieri ritorno, adesso ho dei parenti lì, quindi volentieri ritorno anche per i legami che ci legano lì. È un borgo molto bello, una cittadina con un castello molto bello, il castello di Gamba Tesa, e quindi vale sempre la pena ritornare lì anche per questi ricordi storici che ci legano, oltre a quelli parentali. In giro per la capitale i gambatesani hanno portato le loro canzoni, facendo impazzire romani e turisti, che si sono fermati per applaudire gli artisti delle maitonate. Fuori, io fatta so capita buon, nudete fastidio sta in meditazione, però i po fatta so scoperta, che se non ci rimette di soldi se rimette.